Su questo palco arriverà una ragazzina che però è riuscita a settembre a coronare un sogno, quella di mettersi sul capo la corona di Miss Italia, la più bella d'Italia. Lei, Francesca Testasecca, guardate. Francesca Testasecca! Dall'Umbria con furore. Intensa, come ci si aspetta da chi ha sedotto milioni di spettatori, con quegli occhi tanto azzurri da inquietare. È la bellissima Francesca Testasecca, Miss Italia 2010. Ma vi rendete conto che una di voi tre sarà Miss Italia? Che responsabilità! Io non ho realizzato ancora la cosa. All'inizio sembrava un po' in difficoltà, invece ha vinto con la sua spontaneità e semplicità. E un po' alla volta ha fatto breccia nel cuore del pubblico e della giuria e si è trasformata in una splendida Miss. A 24.000 voci, Miss Italia 2010, Francesca Testasecca. Francesca? Francesca? Italia 2010, la bellissima bimba. Buonasera. Che ho avuto la fortuna di incoronare durante l'edizione di Miss Italia. C'era anche qui il nostro maestro, no? Buonasera, Sandro Maier. Te la ricordi? Sono pronta, me la ricordo, però Francesca, ti ho lasciato Miss delle famiglie italiane e ti ritrovo qui una specie di imitazione di una Marilyn Monroe bruna. Che è successo? Ma che è successo? Siamo pronti a tutto. Ma cos'è questo cambiamento? Carino, eh? No, beh, mi cimento in tutto ciò che si può fare nel mondo dello spettacolo. Le provo tutte e poi decido. E vediamo. Vedremo. È un lungo cammino quello per una ragazza che comincia a muovere i primi passi, però Francesca ha una grande determinazione. Ma tu poi in realtà, con tutti i tuoi tatuaggi, no, di cui sei tanto parlato, ma sei più vamp e dark o più dolce e principessa? Sono un po' di tutto, non mi so definire in una semplice categoria, dipende, quando c'è bisogno di carattere ci metto il carattere, quando invece c'è bisogno magari di allentare un po' divento anche sensibile e romantica, quindi dopo questa confessione. Perché poi Francesca, con tutto questo suo look da vamp, quanti anni hai Francesca? Io 19. Capisci? Ha 19 anni, è piccola, è piccino picciò. Guarda la faccia del presidente. Sì. No, dico, bisogna votare anche Miss Italia un'altra volta. No, non bisogna votare Miss Italia. Lei è già Miss, rimane grazie con noi questa sera e anche nel prossimo appuntamento del 1 gennaio. Sì. Signori, la bellezza, gli occhi, la magia di Francesca, Miss Italia. Grazie.